Un buon pranzo giova molto alla conversazione. Cari miei buongustai, ben trovati. Oggi vi accolgo in una cornice, in una cucina molto suggestiva. Sono a fianco ad una persona speciale, un ragazzo che ha una passione per la gastronomia e che ha molto a che fare con il mondo dell'olio soprattutto e anche del buon vino. Insomma, sa mangiare, sa bere e sa condire. Ve lo presento subito, lui è Vincenzo Melissari. Benvenuto, Vincenzo. Vedi, io dico sempre benvenuto, ma in realtà sono a casa vostra, perché questo è il bello di a casa tua. Dove ci troviamo, Vincenzo? A San Giorgio Morgese, in provincia di Reggio Calabria. Siamo proprio nella piana di Gioia Tauro. Nel cuore. Nel cuore. E la piana di Gioia Tauro è caratteristica, ecco perché anche tu ne hai fatto poi una professione, in un certo senso. È caratteristica per gli alberi di ulivo e le diverse varietà che racchiude. E tu in particolare hai deciso di realizzare una professione, sei un assaggiatore sì, di oli. Assaggiatore di oli da 5 anni ho iniziato a fare i vari percorsi, i corsi di formazione, e adesso lo faccio sia per professione che per piacere anche. Che per piacere. Sì. Tu sei un agronomo, ecco sì. Perché anche questa passione poi che si sviluppa in diversi anche settori. Lavori presso l'ARSA, giusto? Sì, è un'agenzia di sviluppo agricolo della Regione Calabria. E quindi tentate siamo di promuovere proprio tutti i prodotti del nostro territorio. Allora, scelta oggi che oggi ricade sul risotto. Sul risotto con la zucca rossa, sì. Gorgonzola e passito. Ah, ecco qua. Avete visto quindi cosa significa avere accanto uno chef che conosce bene gli ingredienti e che sa anche creare delle giuste alchimie. Oggi sì, avrete la possibilità di vedere il nostro buonissimo riso Carnaroli della Piana di Sibari, dell'azienda Magisa. Un riso, come sempre, Carnaroli, perché per un risotto è l'unico riso da utilizzare. È l'unico riso per l'alta cucina, è l'unico riso da utilizzare, anche se loro hanno un ottimo arborio, però noi vogliamo un piatto d'alta cucina. L'azienda Magisa la trovate a Villa Piana, c'è anche un sito internet, poi vi daremo tutte le indicazioni per avere anche contezza voi stessi di tutti i prodotti, di tutte le tipologie di riso che l'azienda Magisa riesce a trasformare. C'è anche il riso nero, che tu conosci molto bene, il riso integrale, il riso arborio, originario, gange, di tutto e di più. Oggi noi andiamo su un risotto classico con la nostra ben amata zucca, la zucca che è stata tanto protagonista anche nelle puntate di A Casa Tua. Allora, Vincenzo, prima di farti conoscere i nostri amici da casa, avete visto che bel ragazzo? Grazie. Ma non è l'unico. In questa casa, diciamolo, oltre ad un bel ragazzo che sarebbe lui, c'è una ragazza straordinaria che è la tua compagna di vita, che è Simona Riotto, una grande amica che avrete il piacere di conoscere in un'altra casa, perché questa è, diciamo, una casa rustica, bellissima. È una casa di campagna. È una casa di campagna, sembra. Siamo veramente tra il verde, tra gli ulivi. Tra gli ulivi, bellissimo. No. Poi invece tra poco vi sposterete a Palmi, sì. Al mare, quindi avrete queste due location, perché è giusto, per chi ama la natura, avere un po' di tutto. Non ci allontaniamo di molto. Non vi allontanate Siamo di molto, sempre. Certo. Rimanete sempre nel cuore di Reggio Calabria, in quello proprio vivo e pulsante, sì. No? Nel cuore agricolo. Allora, come si procede? Caro allora, Vincenzo. Iniziamo a soffriggere la cipolla, utilizziamo un extravergine. Che ti ho portato? Stati. 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 Ti taglio la cipolla, sì, perché grazie, ti avevo detto grazie, che questo aiutami. L'avrei fatto io. Pronto io Stati, è molto conosciuto, questo è un monocultivare di Carolea. Sì. Lo conosco bene. Io inizio. Sì. Vai. Tu accendi i fornelli. Sì. Come la vuoi la cipolla? Piccola piccola? Sì, non tanto.
non tanto spessa. Ok. Senti, dell'azienda Statti, oltre agli oli, tu hai avuto anche modo di assaggiare per le tue cene, mi dicevi, prediligi spesso i vini della cantina Statti, è una realtà di Lamezia Terme, Lametina è calabrese, perché noi promuoviamo tutti i prodotti calabresi in generale. Devo dire che per il vino erano, io ho conosciuto prima il vino, sì, e poi l'olio, quindi diciamo che il vino sicuramente è conosciuto già da tantissimi anni. Sì, sì, sì. Quindi sono già anche a livello mondiale, sono all'avanguardia. Mondiale, beh, intanto non vi scoraggiate, voi potete trovare tutte le etichette di Statti, delle cantine Statti, in tutte le migliori enoteche della regione e poi direttamente al punto vendita presso l'azienda Statti in Via del Progresso. Allora, ti basta Grazie, questa? Sì, mi basta. Ok. Che facciamo? Te la metto qui, guarda, facciamo le cose fatte bene. Allora, bene. Come nasce l'amore per la cucina, agronomo, assaggiatore di oli? Come nasce? Nasce perché tanti anni fa, tra i tanti corsi che mi sono regalato, ho fatto un corso per tecnico in gestione di aziende agrituristiche. Quindi... Oltre alla gestione dell'agriturismo in sé per sé, ho anche fatto degli stage in cucina. Quindi, e lì hai... E lì, oltre a seguire quelli che erano la cucina e il servizio, anche guardando gli chef cucinare, ho appreso qualcosa. Sì, sì. Ma sapevi già di avere una predisposizione nei confronti della cucina? Sei arrivato lì che eri un buon gustaio oppure avevi già messo in pratica qualcosina? Cucinavi già a casa? Non so, mamma ti consentiva di cucinare? Cucinavo a casa perché ho cucinato iniziato con l'università. Vieni qui. Diciamo che quindi per forza, vivendo da soli, si doveva per forza cucinare. E cucinavi tu per i tuoi coinquilini? Facevamo a turno, chi non aveva magari la lezione cucinavamo. Quella era la specialità che non mancava mai? La pasta al tonno è quella più veloce. Questa è la pasta degli universitari, la pasta al tonno, anche perché è ricca di omega 3, il tonno ha un sacco Metti di proprietà. La salsa di pomodoro. Salsa di pomodoro. Il tonno è davvero pronto. Benissimo. Ai tempi non c'era salsa da nonna, che adesso utilizziamo. C'era quella della mamma, della c'era nonna quella comunque. Che era quella, era infatti quella, sì. La salsa da nonna parte proprio dal principio di voler riproporre la salsa con metodo tradizionale. Il gruppo Muraca, l'azienda Sapori Antichi, ha pensato benissimo a realizzare questo prodotto che ormai è consumatissimo, grazie, devo dire, anche alla piacevole occasione che ho avuto di promuovere quest'ottimo prodotto insieme ai sughi pronti, insieme ai pomodori ciliegino precotti, insieme ai patè vari di peperoncino, le bombe a base di peperoncino, bomba piccante, bomba meno piccante, insomma, c'è tutto. Erbe secche del nostro territorio, la farina di castagne con la quale si realizza anche la pasta. Io ti ho portato anche un cadeau che poi potrai, che poi potrai andare a sviluppare una ricetta, quella che più ti piacerà. E non solo, le castagne le trovate anche sotto diverse tipologie di prodotto, trasformate con le tipiche castagne del prete, le castagne sciroppate, insomma, alla Valle dello Sceriffo insieme alla Pina Talarico avete visto quanti veramente prodotti. Io prendete sì, sotto. Sì, sì, si aggiungono alla cerchia dei prodotti di Sapori Antichi. Ecco, hai visto che meraviglia questo confezionamento? Il packaging è fantastico. Bellissimo. Doppia dose, così non rimane aperto, magari si infatti, utilizza il necessario. Sì. Tu se vuoi, tanto serve realizzare un piatto, poi vi daremo gli ingredienti nella grammatura per 4 persone. Vi ricordo che Vincenzo Melissari sta preparando un risotto, ascoltate bene, con la zucca gialla, passito e gorgonzola. Cosa vogliamo dire dei passiti calabresi, Vincenzo? I passiti calabresi sono ottimi vini, stanno iniziando anche loro a prendere quota anche a livello nazionale, se lo stanno conoscendo. Purtroppo sono pochi i vitigni che si prestano a questi vini, quindi comunque sono prodotti... sono produzioni di nicchia. Di nicchia che ci sono in alcune aree, tipo certo. La Grecanica di Reggio Calabria, sì. Oppure la zona di Bianco. Bianco, oppure anche la provincia di Cosenza,
Saracena. Sono, ecco, sì, devo dire che hanno conquistato e stanno conquistando tantissimo, sì, successo, conosciutissimi. Abbiamo visto da poco l'edizione del Vinitaly a Verona 2013, che ha visto riscuotere un grande, grande successo, anche al fatto che eravamo presenti anche noi di a casa tua con le nostre telecamere ad assaggiare e a raccontarvi tutto, perché ormai del nostro mondo, dei nostri prodotti calabresi, non vogliamo farvi perdere nulla. Noi ve li facciamo conoscere, poi fate voi, andando magari al supermercato di fiducia. Tu vai ad aggiungere il riso tranquillamente. Si tosta in olio extravergine e cipolla rossa di Tropea. Giusto? Sì, facciamo una tostatura, lo rendiamo, ecco, una crosta rossa esterna. Ok. Ecco, si tosta e poi tu, Vincenzo, dai la giusta dritta per realizzare il brodo vegetale. Come l'ha realizzato questo brodo? In questo caso ho utilizzato l'acqua dove ho bollito la zucca. Sì, l'hai tagliata a dadini, vero? Sì, l'ho tagliata a dadini e poi l'ho fatta bollire per 5-10 minuti. Sì. L'ho fatta scolare e l'acqua che è rimasta della zucca ricca di beta carotene, ricca di vitamine del gruppo B, aggiungendo una cipolla, sì, la utilizzo come brodo, ecco, per il riso, senza sprecare e rafforzando il sapore del riso e anche della zucca, perché comunque rimane il retrogusto della zucca nell'acqua. Bravo, devo dire che quel corso di formazione ti ha fatto proprio bene, ma io sono sicura che tu eri già un buon gustaio, anche perché la mamma, ad esempio, a casa com'era la cucina? La mamma non ci ha fatto mai mancare niente, dal primo al dolce tutti i giorni, quindi... Senti Vincenzo, come si chiama la tua mamma? Rosa, mamma Rosa, che è a Palmi, giusto? Sì, a Palmi. Signora Rosa, l'ha cresciuto proprio bene questo ragazzo. Ha una cultura per la gastronomia pazzesca, poi ha voluto anche approfondire, è diventato agronomo, è assaggiatore di oli da un sacco di tempo e, come me, questo è un po' anche l'interesse comune che ho con Vincenzo Melissari, ma anche con la tua compagna che è Simona, una grande passione per i prodotti del nostro territorio e in generale per la cucina e per i buoni prodotti di tutta l'Italia, anche, perché no, di tutto il mondo. Allora, domani io ti farò il mio cocktail. Oggi no, perché ci sta meglio con la ricetta di domani, che sarà una pasta questa volta, non un risotto. Riguardo invece al riso di Sibari, cari amici, allora, avete visto la confezione, quella che trovate anche nei migliori supermercati della Calabria e non solo. Vi ricordo, il nostro supermercato di fiducia è Carrefour, soprattutto quello dell'ipermercato Due Mari, dove c'è veramente di tutto, uno spazio dedicato ai prodotti calabresi, larghissimo, frutta fresca di stagione, frutta anche esotica, insomma un pesce freschissimo, dei salumi al banco che sono fantastici, qualità prezzo eccezionale, c'è anche un panificio, la lavorazione dei dolci, una pasticceria, un laboratorio di pasticceria e poi tantissimi prodotti che hanno una qualità prezzo veramente indescrivibile. Poi vi ricordo, Vincenzo, sì, guarda che questa, scusa, è una cosa che forse tu non sai, vieni qui. Dimmi. Lo sai che il centro commerciale Due Mari, che è quello proprio che sta al centro della Calabria e che prende tutti quelli che arrivano da tutte le altre province e poi offre una serie di servizi non indifferenti, e quindi non è difficile scegliere di andare lì a trascorrere un bel pomeriggio di acquisti, perché per il decennale, per l'anniversario dei 10 anni di apertura del centro commerciale, cosa hanno pensato di mettere in palio? Indovina un po' cos'è la cosa che tutti vorrebbero avere magari e non riescono ad avere molto facilmente, soprattutto perché magari le banche non ti concedono i mutui, perché non si ha la possibilità di averla tutta per sé, una cosa fondamentale. Ancora più importante più di importante. Una macchina. Per un mutuo c'è una casa. Una casa, bravissimo! Vincesi una casa, il centro commerciale Due Mari. Esente da IMU, chiavi in mano, non dovete neanche fare l'atto notarile. Allora, come dovete vincerla questa casa? Dovete spendere
almeno 250 euro in tutti i punti vendita, dal supermercato al caffè alla ristorazione, di tutto e di più. Con 250 euro hai diritto, avete diritto ad una cartolina e potete concorrere all'estrazione di questo appartamento, un appartamento nuovissimo. Dove? Nocera Terinese, se non sbaglio, Nocera Terinese, sono 120 negozi, quindi 120 negozi, potete veramente arrivare a questa cifra in un batter d'occhio. 250 negozi. Sì, no, poi tra l'altro vedi lui come bravo matematico, poi tra l'altro, apri bene le orecchie, apritele anche voi, gli scontrini sono cumulativi e gli scontrini li potete accumulare in 6 mesi, capito? Quindi si può andare. Ha voglia di cartoline? Mm? Con Simona lo spendiamo in un intanto giorno. Il tuo riso sta andando. Beh, allora lo sfumo con, sì, con il passito. Lo sfumi con il passito. Mezzo bicchiere più o meno. Va bene. Dicevi, con Simone è facile, vero? Sì, mezza giornata. Mezza giornata con Simone, secondo me anche un'ora. Un secondo, un battito di ciglia. E che dobbiamo fare? Se la nostra Simona è del segno della bilancia, intanto un'esteta per definizione, poi ha arredato questa casa, questa mansarda, in modo non suggestivo. Di più. Ma ritorniamo ai risi di Sibari. Cosa fondamentale da sapere è che qualora voi andaste sul sito internet www.risodisibari.com avete la possibilità di vedere tutte le tipologie di riso e soprattutto di richiedere un ordine specifico per voi e vi arriverà col porta a porta, vi arriverà il vostro pacco pieno di risi, riso nero, riso integrale, riso arborio, riso Gange per le vostre insalate, anche risotti pronti, farina di riso, gallette di riso, di tutto e di più. Nella piana di Gioia Tauro, no, nella piana di Sibari, perché siamo Alto Ionio, chiaramente, e Basso Ionio. Nella piana di Sibari troverete questa bellissima realtà che, pensate, con le risaie del nostro territorio riescono a distribuire il riso dalla Calabria, anzi dalla Sicilia per meglio dire, fino a Ferrara. Lo sapevi che eravamo l'unica risaia? No. Quindi Calabria, terra da muri, come si suol dire. Bene, ce ne andiamo in pubblicità, Vincenzo, se sì, sei d'accordo. Sì, intanto, così poi mettiamo la zucca e sì, come andrei avanti? Con l'aggiunta solo di brodo vegetale, giusto? Sì. Ok, allora vi aspetto, cari amici, a tra pochissimo dopo la pubblicità, eh. Ben ritrovati cari amici, siete stati attenti ai nostri consigli pubblicitari? Io lo so di già, hai visto il Borgo Santa Trada al Pilone? Che meraviglia che è, Vincenzo? Bellissimo. Bellissimo, vieni da questa parte, sì. Perché? Allora, tu spiegami come hai eseguito al momento i passaggi di questo riso, il riso che in questa terza edizione di A Casa Tua vogliamo valorizzare perché è il riso nostro calabrese, ok? Allora, dimmi. Abbiamo iniziato con un soffritto di cipolla. Sì, te lo guardo io questo, non ti preoccupare. Olio extravergine di sì, oliva. Poi una volta riscaldata bene il soffritto della cipolla, abbiamo aggiunto il riso per farlo tostare. E arrivata a tostatura si aggiunge il passito, lo sfumiamo. Una volta sfumato il passito si è asciugato, aggiungiamo la zucca precedentemente sbollentata. Bene, hai pensato di realizzare questa sfumatura insolita che di solito si fa o con lo spumante o con champagne o con vino bianco o rosso a seconda degli ingredienti poi dell'aggiunta del riso. E tu un passito, come mai ti è venuta questa ispirazione, questa fantasia gustativa? Perché vabbè, la zucca è dolce. Quindi comunque il passito già non cambia il sapore della zucca, rimane anche dolce. Poi perché comunque essendo un vino forte con abbastanza alcolico è anche dolce, caramellizza meglio la tostatura del riso. Quindi rimane cotto. E l'abbinamento col formaggio finale? Il gorgonzola dolce? Ne vogliamo parlare? Bravissimo! 10 e lode a questo mix. Grazie. Di ingredienti. Vai a governare. Sì. Quindi la zucca sbollentata e a dadini, a cubetti. Poi invece, Vincenzo, un'altra sì, parte andrà
frullata, giusto? Sì, una parte di zucca che ho anche sbollentato l'ho lasciata qui da parte, okay. Per farla poi finale una cremina da aggiungere sopra il riso per impiattarlo. Va bene, va bene. Direi che questo risotto l'abbiamo un po' abbinato per concordanza a tutti gli ingredienti, vero? Perché sì. Il dolce vuole il dolce, giusto? È vero, giusto. Non azzardate mai, soprattutto con un dolce, a bere uno spumante brut, diciamoglielo Vincenzo, assolutamente no, dolce con dolce. Poi per quanto riguarda i cibi, piano piano. Anche un vino dolce va bene. Anche un vino dolce. Passito. Certo, certo. Il passito, guarda, dicono, io sono formata ice, scusami. Sì, ecco, bravo. Ecco, io sono formata ice, per cui dicono che le creme, quando serve sgrassare, ci vuole un bel spumante dolce, un bel brachetto magari, e invece per la pasticceria secca è meglio andare sui passiti, sì. Sui vini liquorosi. Infatti il Vinsanto in Toscana lo usano i cantuccini. Quindi... Cantuccio e Vinsanto è appunto per definizione un abbinamento perfetto, insomma tradizionalissimo della nostra cultura italiana. Intanto che il nostro Vincenzo Melissari, vi ricordo, siamo a San Giorgio Morgeto, nel cuore della piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, a condividere insieme a un amico di a casa tua, perché tra i tuoi programmi ormai a casa tua fa parte delle vostre giornate insieme a Simona, vero? Più che delle giornate, delle serate. Perché Francesco non ci permette di guardare la televisione. È vero, cartoni. Bravo. Beh, io spesso, qualche volta anch'io divento un cartone animato, dipende. Qualche sera ci addormentiamo con la vostra trasmissione. Con la sigletta, meno male, ci fa piacere, vuol dire che ti rilassa. Allora, riguardo gli ingredienti per realizzare questo, direi insolito ma deliziosissimo, anche chic, alquanto chic risotto, potrebbe farvi conquistare la vostra dolce metà. Cosa vi occorre, cari amici? Rigorosamente 320 grammi di riso carnaroli di Sibari. Noi addirittura abbiamo utilizzato quello proprio Gran Riserva, questo che vedete in questo packaging, di questo cubo nero, insomma anche molto elegante. Una cipolla rossa di Tropea, 400 grammi di zucca gialla, un bicchierino di passito, potete scegliere il passito calabrese, di saracena o di greco di bianco, e poi ho anche di mantonico, vero? Sì, certo. 80 grammi di gorgonzola dolce, quanto basta di parmigiano, sale e pepe, olio extravergine d'oliva, carolea 100% di stati. Io berrei questo risotto poi con il greco, che dici? Sì, il greco di stati. Sì. Vieni da questa parte che io ti gestisco lì un pochettino il riso, perché vorrei... Inizio magari a farmi la cremina, vorrei che tu... Sì, finale. Anche perché siamo... Addirittura d'arrivo, sì. Vorrei che tu cremassi la tua zucca. Ok, allora, vai. Niente, questa è la parte di zucca che abbiamo lasciato precedenza. Sì. Allora, utilizziamo un po' di olio dove l'ho lasciato. Ecco qua. Vai Vincenzo, mettiti da questa parte. Io non guarda. Utilizzo mai... Qual è il tuo posto? Non mi disubbidire. Scusa. Tu mi hai preso il mio e ho preso il tuo. Ecco, hai ragione. E non utilizzo mai difficilmente il burro per cucinare, perché non... Visto che siamo... siamo nella terra dell'olio d'oliva. Sostituisce bene, anzi più che bene... A bassi livelli di colesterolo, diglielo, sì, Vincenzo. Sì, è un antiossidante, va bene, specialmente a crudo è un tocca sana. Sì, sì, sì. Abbiamo la fortuna di avere un territorio, cari amici, che potrebbe solo con i prodotti dell'agroalimentare calabrese preservarci da un sacco di malattie. Tipico esempio il pomodoro, tipico esempio tutti gli ortaggi, la frutta. Gli agrumi della piana di Gioia, ne vogliamo parlare? Che specialità ci sono nella piana di Gioia Tauro? Allora, come mandarini siamo nel clementino, che anche tu conosci bene, visto che sì. Tanto tempo fa hai fatto anche uno speciale. Certo, le clementine, sì, insieme, le clementine. E insieme alle arance, alle che arance. Sono comunque anche quelle un... Ritornando un po' invece alla tua dolce metà, sì. Che è una ragazza splendida, ma come hai fatto a conquistarla? Conquistarla? Fatale è stato il Vinitaly. Fatale incontro. Un Vinitaly di un'edizione di qualche anno ormai fa. Ormai il Vinitaly è casa nostra. Casa vostra, sì. Io ho paura, infatti, quest'anno invece avevo paura, dico, mettessero
mai in cantiere qualche altro figlio, visto che ne avete già uno bellissimo che si chiama, diglielo ai nostri amici. Francesco Antonio. Francesco Antonio. Anche questo è un nome, diciamo, della nostra terra, San Francesco di Paola, quindi... Certo. E niente, quindi il fratello è stato in Italy di molti anni fa, 4 anni fa, e ci siamo conosciuti, siamo calabresi, ma ci siamo c'entra qualcosa il dottore Rosario Privitera? Sì, c'entra qualcosa. Lui, quando, quando accadono cose serie, anche c'entra sempre, sì, c'entra va sempre. Bene, lo salutiamo, dai, che poi tra l'altro grazie a lui che ho conosciuto queste due splendide persone, questo straordinario ragazzo, disponibilissimo, tra le tue qualità principali e peculiari, ma volendo dire qualcosa di negativo di te, che cos'è che ti riconosceresti? Diglielo a loro sempre, vedi? È timido, ragazzi, ma l'amore gli dà coraggio però. Timido, anche a volte lunatico, magari sono... sembro sempre sorridente, ma non lo sono sempre, mi arrabbio facilmente. Ecco, hai visto? Si arrabbia facilmente, quindi disponibile fino a quando le batterie non sono esaurite, ma questo è un classico. Bene. Niente, allora questa salsina è pronta, diciamo, se nel caso in cui dovesse essere un po' più meno densa aggiungiamo della farina, se no quando è, va bene così, se è scolata bene la zucca viene... sei stato così bravo che non c'è bisogno di aggiungere nient'altro. Abbiamo aggiunto solo l'olio extravergine. Vedi il tuo riso come sta andando? Intanto... Vincenzo, apri bene le orecchie e anche voi da casa, cari amici, perché sto per darvi le giuste dritte per partecipare al concorso delle ricette al bergamotto per questa edizione di A Casa Tua. Come dovete fare? Ormai lo sapete, ma io ve lo voglio ricordare. Andate sul sito internet www.iprodottidelsud.it, lì ci sarà una sezione proprio dedicata ai prodotti a base di bergamotto, un'infinità di trasformazioni con questo preziosissimo agrume nostro, proprio calabrese, in particolare reggino. Scegliete quale prodotto stuzzica di più la vostra fantasia gastronomica. Pensate ad una ricetta, magari realizzatela, sinceratevi che sia veramente buona e poi inviatemi questa ricetta a redazione@casatua.tv. Io insieme a degli esperti in fatto di bergamotto sceglieremo le prime tre ricette, quelle che avranno conquistato il nostro palato, ma non solo. La prima ricetta si aggiudicherà il primo premio, una creazione realizzata apposta per noi dallo straordinario maestro Gerardo Sacco, maestro orafo che ci rappresenta in tutto il mondo, altro che Italia. E poi il secondo premio, non di meno, un bel weekend ristoratore, come oso chiamarlo io, al Grand Hotel de la Ville di Villa San Giovanni. E terzo premio, una cena degustazione in un evento dedicato esclusivamente al bergamotto al Borgo Santa Trada al Pilone, dove potrete riempire il vostro palato di delizie e soprattutto confortare i vostri occhi, perché sarete immersi in un panorama suggestivo proprio sulla Costa Viola. Tu parteciperai con una ricetta a sorpresa. Sicuramente. Va bene, ok. Non me la vuoi svelare quindi adesso? Non, sicuramente non vincerò, però parteciperò. Ma perché sei così pessimista? Assolutamente. Tu mettici il tuo estro, quello è, anzi mettici tutto l'intento che hai... Perché... che hai messo quando... sempre la tua trasmissione, vedo chef eccellenti, quindi comunque magari... Ma alla tua altezza, basta la passione, poi pensa alla passione che hai impiegato per conquistare Simona, che non era una tipa proprio facile da conquistare, no, vieni qui, qua ti voglio... L'ho conquistata col vino, era un bianco. L'ha conquistata col vino, qualcosa però l'hai saputo anche fare, insomma, non è da tutti ingegnarsi per le passiti, conquiste. Perché lei ama i passiti, ecco perché i passiti... Quindi è dolce lei fondamentalmente? Sì, sì, dolce? Dolcissimo. Dolcissimo, bene. E il vostro pargoletto quando è che è nato? È nato a marzo, 9 marzo 2010. Quindi proprio piccolino. Ha fatto il compleanno. Tre anni? Sì, tre anni. Gioia. E poi è un amore veramente. Senti, Simona, quale piatto ama di più? Simona ama fare i secondi a base di pesce. Sì. E i dolci. E i dolci. E il piatto... con la quale l'hai conquistata, dai, se te lo ricordi. No, non me lo ricordo, perché no. Lei dice che non cucino mai per lei. Ah, ecco, vergognati. Va bene, facciamo finta di non aver sentito. Vorrei sapere qual è il tuo piatto preferito invece. So che ami la carne arrosto. Sì. E quindi ti ho portato un arvino. Un Grazie. Arvino è un'etichetta di stati molto molto importante che con gli arrosti è perfetta. Vai. Al sangue, cotta al sangue, spessa. Buon gustaio, succulente insomma. Sì, sì. Va bene, va bene. Domani saremo ancora qui, in questa splendida cornice,
meravigliosa, fantastica, immersa la casa nel verde, in una suggestiva cornice di alberi, alberi d'olivo prevalentemente. Cosa ci preparerai? Domani un altro primo. Un altro primo? Sì. Un primo questa volta di pasta. Sì, tagliolini, poi... non lo dico? Secret. Ah, vabbè. Secret. Bien, bien. Siamo quasi pronti. Ok. Vuoi la tua cremina? No, la uso, la utilizzo sul piatto. Ah, bravo, bravo. Sì. Il cucchiaio ce l'hai, sì? Sì. Ok. Cos'è tu qua? Gorgonzola per mantecare. Gorgonzola per mantecare. Non vi state perdendo nulla, avete visto com'è semplice, però vi raccomando, reperite gli ingredienti che vi abbiamo suggerito, perché è fondamentale che questi quattro ingredienti siano quelli tipici e soprattutto che abbiano quelle caratteristiche che nel piatto poi daranno il massimo della loro espressione e vi lasceranno al palato un ricordo indelebile. Il gorgonzola deve essere dolce. Giusto, giusto. Abbiamo detto? Non piccante. Dolce. Bene. Preparati perché domani ci strafogheremo di cocktail a base di passata di pomodoro salsa da nonna, perché ci stiamo accingendo ad una stagione che è quella estiva, che ci vuole particolarmente tonici, energetici, giusto? Sì. Sai che è meglio di un energy drink la nostra passata? Non l'ho mai assaggiata in quelle, in quella versione. In quella versione, quindi va bene, se va bene. Se me lo dici tu ci credi. Ecco, bravo, per fortuna, vedete? È anche bello avere la fiducia da parte degli altri, una cosa molto molto importante. Allora, Vincenzo, domani oltre alla pasta che mi hai citato, sì, vedranno i nostri amici l'utilizzo del pesce. Pesce dei nostri mari? Sì. Ok. Non lo dico male, vero? No. Bravo, vedi come capisci subito al volo. Ci siamo, caro? Peccato che non possono sentire i profumi. Ma vedi, loro vivono anche di immaginazione. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare un po' le nostre ricette. Dietro ogni ricetta c'è una personalità. La personalità del nostro Vincenzo è morbida, cremosa, vellutata e dolce come è dolce il suo piatto. Perché dietro alla scelta di un piatto c'è anche, ci sono anche delle caratteristiche specifiche di un uomo, di quell'uomo che l'ha preparato. Perché se è vero che l'uomo è ciò che mangia, secondo me è anche ciò che cucina. Tu sei d'accordo? D'accordissimo. Grazie. Una volta che mi dicesse di no, una. Non posso dirti di no. Senti, ma secondi anche Simona spesso? Perché a secondare sempre Simona è arduo come compito. Devo. Secondo me è più lei che a seconda te, guarda, santa donna. Allora, impiattiamo in questo piatto straordinario che sono sicura da casa già starete ammirando. Mettetevi in contatto con Simona Riotto, dove l'ha acquistati, da chi se l'è fatti lavorare questi piatti non lo so, chiedetelo a lei. E tu ci sei anche su Facebook? Sì, siamo amici, no? Sì, noi sì. Come possono fare i nostri amici invece per aggiungerti alla loro cerchia di amici? No, non possono. Perché non? Sono per pochi. Oh, guarda tu a questo, hai capito il disponibile? Vincenzo Melissari dovete cercare, Palmi, Facebook, ok? Chiedete a lui consigli, oppure, se non volete chiedere l'amicizia a Vincenzo, passate da me scrivendo a redazione @casatua.tv, oppure telefonando al numero verde l'800 088 335. E poi vi ricordo che potete rivedere le puntate sul nostro sito internet. Tu vai avanti, nessuno si sta perdendo nulla, vai. Sul nostro sito internet www.casatua.tv, così potrete ancora studiare questo baldo giovane. Qui i colori sono curatissimi al dettaglio, questo anche se in tinta, lo spostiamo perché da casa vorrebbero finire di immaginare il gusto di questo piatto. L'odore lo senti nel gorgonzola? Io sento tutto, io sento tutto, guarda, io sento e ho già assaggiato, già tutti gli aromi sono già nel mio palato. Possiamo anche aggiungere un po' di parmigiano. Vai. Direi che l'acquolina c'è, perché l'acquolina in bocca poi non è nient'altro che la preparazione di pepe nero, non è nient'altro che la preparazione all'assaggio di qualcosa. Sono le nostre papille gustative che sprigionano, no, questo succo che si prepara ad assimilare poi. Ottimi piatti. E quindi abbiamo finito? Sì. Manca solo il vino. Manca il vino. Questo è quanto? Mi vuoi ripetere i passaggi velocemente? Allora, lì abbiamo soffritto la cipolla con olio extravergine d'oliva, poi abbiamo in quella cipolla, in quell'olio caldo abbiamo aggiunto il riso per farlo tostare.
l'abbiamo sfumato con il pastito. Una volta che il pastito si è evaporato, abbiamo aggiunto la zucca e piano piano il brodo sempre di zucca, dell'acqua della zucca che era. E poi per mantecare, alla fine, invece di utilizzare il burro, ho utilizzato il gorgonzola dolce e poi la crema è sempre zucca fatta con green mix. Io non resisto più, vi devo salutare. È impiattato, bene, sembra niente, questo è un capolavoro, vi prego di rifarlo. Potete trovare la ricetta nella sezione ricette sul nostro sito internet. Vincenzo, ci ritroveremo domani qui nella tua splendida dimora che condividi insieme al tuo piccolo Grazie. Francesco e insieme alla tua grande Simona. Cari amici, buone cose da mangiare a tutti, domani vi aspetto qui sempre a San Giorgio Murgeto in provincia di Reggio Calabria. Ciao! Ciao.